la città è fatta strana, per quelle rue, quel girare, come è tutta una piccola rete, quindi sembrano tutti compatti, tutti uniti, poi in realtà ci sono tante divisioni. Io lavoravo al Carlino di Bologna e da un giorno all'altro, veramente dal venerdì al lunedì, mi chiama il direttore e mi dice: andrai ad Ascoli. Quando sono arrivato, credo che saranno passate tipo un'ora, avevo appena preso la mia scrivania, sento suonare alla porta, come sempre, poi mi hanno spiegato, dalle scale già c'era una persona che urlava e spunta questo piccolo signore con questo cappello elegantissimo e viene e si presenta: ah, quindi tu sei quello di Pesaro? E giuro, tempo di rispondere, ho detto: ma sei stato al Meletti? No. E la prima cosa che ho fatto: vieni via con me. Ma mi ricordo, era la redazione da pochissimo, prende e mi porta in Piazza del Popolo. E quindi è stato il mio debutto dentro Ascoli Piceno. E fondamentalmente credo che lì empatia, no? Totale. E da quel giorno è stata una costante. Giorno dopo giorno, lui che saliva questi tre piani a piedi, e già aveva i suoi 90 anni. Ho fatto il giornalista all'Est del Carlino, 81 anni. Il primo articolo del giornale l'ho fatto a 15 anni. La corsa ciclistica in montagna. Io conoscevo tutti i paesi della provincia di Ascoli. 70 anni fa, nei paesi, si svolgevano le corse ciclistiche per gli allievi, per i dilettanti e per i professionisti. A Belmonte Piceno, per una data festività locale, si correva questa corsa per professionisti. C'era Giro Battoli, Magni, Lorenzo Magni, io ero un amico di Giro Battoli, Fiorentino. E Battoli mi diceva: Bruno, Fausto, nella sua vita ha visto due donne, la mamma e la moglie. Io ho mangiato con la moglie a Belmonte Piceno, a casa del sindaco, che per combinazione si chiamava Squarcio. E mi ha detto per telefono: ti porto mia moglie a pranzo. Devi essere preciso, perché la corsa partiva alle 2:30 e noi alle 2, infatti, perché lui era di una educazione, parlava piano, alle 2 ci siamo alzati e Fausto ha detto alla signora, alla moglie del sindaco: signora, dopo la gara posso venire a fare la doccia? La signora è diventata in viso rossa così. Bruno Squarcia è il decano ovviamente dei giornalisti ascolani, basta ascoltare i suoi racconti, le sue storie. È stato recentemente dedicato un libro scritto con il collega Raffaele Vitali, il titolo Cronista da marciapiede rappresenta emblematicamente Bruno Squarcia, perché lui era effettivamente un cronista nel senso nobile del termine, cioè il giornalista che raccoglie le notizie in strada, che è veramente a contatto con la gente. Lui è arrivato qua al Carlino negli anni 2000, iniziò una rubrica che si chiamava I sogni di Bruno Squarcia, sogni perché raccontava vicende del suo passato e un po' con la forma appunto del sogno. Era una grande redazione, tra l'altro, perché era un mix di gioventù e io, il mio compagno di scrivania Roberto Fiaccarini, che oggi è capo, e appunto ed esperienza che c'era in quella di Bruno. Una bella scuola per me, tanto da imparare, una città difficile all'inizio, perché io da pesarese che arrivavo da Bologna, quindi un microcosmo molto particolare. Diciamo che in questo Bruno mi ha aiutato a capire le direttive di quella città, che è fondamentale per poi poter fare il giornalista, perché se non riesci a comprendere anche quello che è importante, saperlo trattare, poi tutto diventa complicato. Ma guarda, gli aneddoti fanno parte del rapporto con Bruno, perché Bruno ama raccontare storie di 30, 40, 50, 60 anni fa, e quindi i suoi racconti legati per esempio al ciclismo, lui
ama raccontare dei tempi in cui Coppi veniva a correre ad Ascoli ed è lui che in qualche maniera ha contribuito a svelare la storia della Dama Bianca, quindi questo è uno dei suoi racconti prediletti e uno dei più belli. Ogni anno a Belmonte Picello veniva la moglie del medico condotto di Varese, il dottore era un tifoso di Fausto e qualche volta è venuto lui e se no veniva la moglie era bellissima, bruna, giovane, bella, c'aveva una Mercedes Coupé, ma bella bella, era molto bella. Fausto Coppi mi ha detto, mi ha dato l'appuntamento, sarebbe venuto in Ascoli e poi a sabato e poi saremmo andati insieme sì. Con la macchina mia, forse non lo so, a Belmonte per correre. E Fausto Coppi non c'è più niente il sabato. Vado alle 2 la partenza, c'erano tutti i corridori pronti per partire. E mi disse Bruno, scusami, sono partito da Milano molto tardi. Ho dormito a Porto San Giorgio. Lui ha dormito a Porto San Giorgio con questa signora, perché dopo gli amici miei di Porto San Giorgio mi hanno raccontato che si è sparsa su Porto San Giorgio è da cittadina, parlava di 5.000 abitanti, 3.000 abitanti, e allora si spiace subito un personaggio come Fausto Coppi che arriva con una donna bellissima, molto bella. Fausto, no, non mi porta in giro. Guarda, tu sei venuto con la signora Occhi, Ilaria Occhi, è vero? Sì. Mi ricordo pure Ilaria Occhi. Tu sei venuto da Milano in treno e sei sceso a San Benedetto del Tronto o ad Ascoli, non lo so. E poi lui c'aveva degli incaricati, è venuto e è andato a Belmonte. Che Fausto Coppi stava con una signora bellissima, la Dama Bianca, veniva denominata, e io il giorno dopo stava sul Tempo e sulla Gazzetta dello Sport, in tutto il mondo. Mina che veniva alla Palazzina Azzurra, Mina in topless in spiaggia a San Benedetto, insomma le storie che Bruno Squarcia racconta sono storie bellissime, sono aneddoti che ormai abbiamo, che fanno parte del nostro bagaglio perché lui ci ha raccontato nel corso di questi anni. È sempre bello parlare con lui proprio perché ti regala questi pezzi di storia e soprattutto ti regala una verve incredibile perché nonostante l'età è il più veramente reattivo e attivo di tutti, insomma. Mina aveva 15 anni, aveva una bellissima voce, bella, bruna, bionda, e lei veniva a San Benedetto, lei era bella come ragazza e bella voce, ecco, una bella voce. A Silvio del Zombo, al Bagnino, molto conosciuto a San Benedetto per tradizione. E gli dissi, oh Silvio, io sono amico di la cantante, cosa, mi ha detto che un giorno vorrebbe venire a fare un bagno, e andò, all'una e mezza, andò. Allora si usavano due pezzi,
le donne. E Mutandini se le mise. E poi andò subito in acqua. E nessuno ci fece caso che una donna 60 anni fa, 70 anni fa, a San Lorenzo si sia permessa di uscire dal capanno e buttarsi l'acqua nuda. Quando è andata, è uscita, è andata sotto la doccia, potete immaginare, si dava un po' di rossetto, si struccava appena appena perché non c'aveva bisogno. È successo un macello. La cosa che lui ha sempre avversato, e lo diceva anche ai ragazzi, un po' era anche un must nostri attori, e non accontentatevi di star sempre su quella scrivania. Cioè, no, io in un passaggio del libro lo dico, c'è la scrivania che dovrebbe essere un trampolino che invece spesso diventa il punto di arrivo. Cioè, l'ho guadagnata, finalmente ho il mio posto, però mi fermo. E invece no, cioè il giornalista visto da Bruno, che l'ha vissuto in tanti anni, al Tempo, la Gazzetta, poi ha girato un po' tutti, gli ultimi anni di carriera al Carlino, anzi gli ultimi anni, insomma oltre un quindicennio, insomma al Carlino stesso, per lui era uscire, cercare, osservare, insomma fondamentalmente dare un senso alla curiosità che dovrebbe guidare il mestiere. Lui aveva, che forse oggi viene meno, ma perché è cambiato il sistema anche di lavoro, una capacità incredibile di relazionarsi senza, oggi si direbbe, diventare embedded, no? Completamente inglobati nel sistema. Quindi una capacità di relazione con dal sindaco al questore, a quello che sia, che ti permetteva di andare in cerca della notizia, spulciare, senza dover per questo diventare il lecchino di turno. Una sera, verso mezzanotte, mi telefona il Tempo: Bruno, domani viene maresciallo d'Italia Badoglio, maresciallo d'Italia. Ne erano 4 o 5. Io e il mio fotografo, Elio Marucci, detto scopertò perché aveva tutti i capelli così. E andiamo, attraversiamo Piazza Rigo, che era dove c'è Sant'Emidio, la cattedrale, e io e il fotografo ci mettiamo lì. Elio scappa, e allora Eccellenza, io sono Bruno Schwarz, corrispondente del Tempo di Roma, le porto gli omaggi del mio direttore, porto il nome del direttore. Ah, dice, ma io Ascoli, io la conosco benissimo. Io sono venuto quando il reggimento 235esimo, reggimento fanteria, che è andato a Addis Abeba in Africa, insieme a Badoglio, era a distanza in Ascoli. E lui, in Piazza del Popolo, ha passato in rivista il reggimento che stava per partire insieme a lui. Lui aveva un pennaccio bianco, una piuma bianca, sto generale, era bella figura, e ha parlato lì dallo scalone del Palazzo del Popolo, in Piazza del Popolo, e Badoglio mi ha raccontato che aveva fatto la prima guerra mondiale. Mussolini voleva conquistare l'Africa, Addis Abeba, e allora incaricò Badoglio e mandò in Africa un paio di reggimenti, un reggimento su quanti uomini saranno, non sappiamo nessuno, ma 4.000, saranno arrivati in Africa 4.000 italiani in divisa militare, e hanno conquistato l'Africa a Benito Mussolini. Bruno ha davvero raccontato un po' tutto, ed era la cosa che mi affascinava, perché è stato a lungo un cronista sportivo, ma non era nato nello sport. E poi c'è stata la fase dell'Ascoli Calcio. Ciro De Luca era di Monte di Nove, un paesino qui, era comunista, è andato, ha 20 anni, 18 anni, è andato
ad Ancona. E nel pomeriggio, quando non c'aveva da lavorare, vendeva i romanzi storici. Ciro mi diceva: Bruno, tu sai che sono comunista. Mi ripeteva sempre questo, perché lui viveva, dunque, vi devo dire, lui è scappato via, Mussolini non gli ha dato il passaporto, e lui di notte ha pagato e è arrivato a Parigi. A Parigi i comunisti gli hanno dato l'esclusiva per la Francia delle riviste femminili. L'esclusiva. E vendeva, allora andava Grand Hotel e vendeva in Francia, vendeva in Italia 1 milione di copie di Grand Hotel. A Rue des Italiens, a Parigi, c'aveva la tipografia sotto e sopra al primo piano c'aveva la redazione. Lui mi diceva: perché gli ho fatto comprare la sede dell'Ascoli Calcio al Corso Vittorio, tre appartamenti, perché mi ha detto: Bruno, io sono comunista, no? Io voglio la mensa, la cuoca, e voglio che i giocatori di fuori, i giovani che non hanno famiglia, che vadano a mangiare alla mensa, e comprò tre appartamenti, e ce l'ha ancora, sì. A Corso Vittorio, tre appartamenti. Io mi ricordo quando, quel giorno che gli abbiamo intestato la via a Piazza Enrico, sì. A un certo momento gli ho detto: Lasco, il dottor Giambino, era il corrispondente, il giornalista, era medico chimico della prefettura degli Ascoli, e dico: come va l'Ascoli? Ma Bruno, alla vigilia del fallimento. Allora io lo chiamai, stava a Milano, lui faceva i film pure, c'aveva i film. Allora dice: portiamo tutti al Vendito Basso. Due giorni prima lui arriva a Milano, lo chiamo, la vendita dei biglietti va male. Non ti preoccupare, apri le porte. E facemmo lo spettacolo. E io andai con mia moglie in platea. La domenica mattina ci siamo visti in Piazza del Popolo da Beletti, sotto i portici. Bruno, noi dobbiamo qualche cosa alla città. Cavò un blocchetto di assegni della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Sabetto del Tronto. Mi disse: Bruno, a chi vuoi intestare l'assegno? Augusto, dottor Augusto Giambino si chiamava, dottor presidente dell'ASCO. E fece l'assegno, poi educatamente me lo dette, e lui se lo mise nel portafoglio, non so. E lui se ne moriva di sapere la cifra, 70 anni fa, 80 anni fa, 1 milione. Quando l'Ascoli si trovava male, la mia Ascoli, si trovava male a Miascoli, e dissi: oh Ciro, l'Ascoli sta male, Bruno, i soldarelli devo dare, perché mi dava ogni tanto per l'Ascoli, i soldarelli.
mi chiamava e sono, guarda, tu mi devi fare il presidente per un anno. Io ti prometto formalmente che troveremo in un anno, io sarò capace di trovare il nuovo presidente dell'Ascoli. Chi è che si veniva a darci i soldi? No. Trascorse l'anno, il presidente era ancora Ciro Del Duca e ha fatto il presidente 10 anni. Io sono laureato in storia contemporanea, quindi già ho di mio forse un bug interno che mi porta un'attenzione verso il mondo passato. Però, considerando tante tipologie di pubblicazioni che ci sono, sia nel nostro mondo del giornalismo, ma in generale anche a livello di realtà locali, dici, ma può essere che tu hai un giornalista di 100 anni, è stato il primo iscritto, e lucido, e che quindi può davvero raccontare l'evoluzione di un mestiere, perché io sempre, questo non è un libro su Ascoli, questo è un libro sul giornalismo. Poi è chiaro che un filone narrativo è legato a un mondo locale. Quindi quando gliel'ho detto, la prima risposta è stata no, come no? Perché non ho tempo di pensare al passato, perché io già devo pensare al domani. Sai, quando te lo dice uno che ne aveva 92, più o meno, resti e dici, vabbè, ma forse non ci siamo capiti, no? Ma io vorrei davvero mettere risalto. E quindi il progetto è stato improvvisamente accantonato. Poi ci ho riprovato. Diciamo che in un mondo normale uno che lo sfoglia dice, vabbè, ma che vuoi che ci sia? Si saranno seduti, chiacchieravano, e poneva delle domande, rispondeva no, non è andato esattamente così, perché con Bruno è stato un rapporto quasi epistolare, quindi lui moltissimi dei miei spunti li scriveva e quindi io mi ricevevo questi plichi scritti ovviamente a mano, quindi c'era anche una fase, diciamo, di traduzione e di lettura della sua calligrafia di un tempo, e ti accorgevi che poi mancavano i tasselli, quindi tornavi da lui e ci siamo visti praticamente per un'estate intera sotto il giardino del Seaside, dove lui passava l'estate a San Benedetto, che era un po' il suo nido insieme alla moglie Iole, e quindi tornavo e dicevo, guarda Bruno, in realtà questo no, io vorrei qualcos'altro, e quindi gli ridavo lo spunto e lui lo riscriveva. Ultimamente diciamo un po' abbiamo un po' interrotto insomma la collaborazione, però fino a qualche tempo fa era uno dei nostri, fino a non molto tempo fa scriveva al computer, insomma, noi semplicemente gli aprivamo lo spazio, diciamo, dedicato all'articolo, che poi lui componeva tranquillamente. Adesso esce un po' meno di casa, ma insomma, ripeto, fino a pochi anni fa, ma 2 anni fa, insomma, veniva qua e scriveva, insomma. Adesso facciamo un po' più al telefono ogni tanto, ma se lui vorrebbe stare qua, non si può non essere legati a lui per il personaggio che rappresenta, per le storie di cui è portatore, e quindi siamo tutti fortemente legati a Bruno, insomma. Io vivevo di indiscrezioni, volevo sapere notizie, abbiasco.